Ciao, sono Luca Di Fulvio e vi voglio invitare a un viaggio col mio nuovo romanzo qui, nella mia Roma. Roma è, per chi è nato e vissuto a Roma, è un posto familiare. Tutto ciò che sono i fori antichi, le chiese, sono posti dove hai giocato a pallone, dove hai dato il tuo primo bacio a una ragazza. È molto familiare e io vi porterò attraverso questa Roma che io conosco così bene, ne conosco i pregi ma anche i difetti. Alle mie spalle lo vedete, c'è il Colosseo, lo riconoscete, ma un tempo qui erano tutti prati e proprio lì accanto al Colosseo pianta le tende un circo che è molto importante nel libro. Qui siamo a Ponte Sant'Angelo, dietro il Castel Sant'Angelo, la fortezza del Papa, là c'è San Pietro e dall'altra parte c'è Via di Panico, dove ci sono due dei personaggi principali. I tre protagonisti di questo libro, la contessa, Pietro, l'orfano che è stato adottato, e Marta, una giovane ragazzina che vive nel circo che vi ho detto che aveva piantato le tende vicino al Colosseo, sono tre persone in cerca della propria identità, in cerca di amore, di una famiglia, e questo rappresenta molto gli italiani di questo momento che stanno cercando di costruire l'Italia, di prendere Roma per fare finalmente lo Stato italiano. Questo quartiere che oggi è frequentato da migliaia e migliaia di turisti, meraviglioso, nel momento del mio romanzo era uno dei posti più poveri di Roma. Un libro storico che non parli del nostro presente non ha senso. Quello che racconta questo libro è l'unità di una nazione e noi siamo in Europa e io spero tanto ogni giorno che l'Europa diventi veramente qualcosa di unito in cui ci si comincia a chiamare fratelli. Vi ho dato un assaggio dei posti che vedrete nel mio libro, ma ce ne sono molti altri. Vi aspetto.